Allora, la verità è questa: quando si è all'apice del successo si è circondati da amicizie, agenzie, quando invece si cade ci si ritrova soli, con tutti che si dissociano e non so perché, ma quando le cose vanno male agli altri, tutti ci sentiamo un po' più sollevati perché non è successo a noi, tutti ci godiamo un po', diciamo la verità, quando sui fallimenti degli altri tutti un pochino sono felici. Io prima di fare questi video ho voluto informarmi, sono a conoscenza dei fatti, vi posso confermare che certe cose molto gravi sono vere, altre un po' meno. Non ho la minima intenzione di gettare benzina sul fuoco e aggregarmi alla massa perché penso che Sara non stia bene in questo momento, non è mai bello fare il tutti contro uno, ma penso anche che quello che Sara ha fatto sia una vera e propria truffa, perché quando firmi un contratto per un'azienda non ti puoi presentare per una personalità che non sei. Questo è inganno. Ritengo che il trattamento che è stato riservato a Sara dall'essere bannata televisivamente parlando, a livello di sponsorizzazioni e la perdita dei followers sia giusto, ma che lo stesso trattamento debba essere riservato anche a tutte le ragazze che, come lei, erano a caccia di calciatori e che frequentano soltanto certe persone con determinati numeri di followers, perché non è l'unica. Quindi voglio pensare che come tutti sbagliano, anche Sara ha fatto questa cazzata, poiché è giovane, poiché magari in una situazione familiare di difficoltà economica e accecata dalla popolarità. Voglio pensarla così. Detto ciò, io vi posso dire che quando ero a Temptation Island, tra l'altro guardando indietro un anno e mezzo fa, vedo una Francesca molto più impulsiva, molto più ragazzina e secondo me la redazione sorrideva anche sulle mie crisi esistenziali, nel senso che lo amo o non lo amo, e trovavo molta comprensione da parte della redazione, da parte di Maria stessa, anche simpatia secondo me, ma non sempre trovavo la stessa comprensione da parte delle mie compagne e non capivo come facessero a stare alcune, a stare così tranquille, ma allo stesso tempo, appena si accendevano i riflettori, a strapparsi i capelli e a fare le vittime. Poi, altra cosa, la sera che io ho registrato il confronto finale con Ruben, poche ore dopo l'hanno registrato Sara e Nicola. Io, Ruben e anche Sara e Nicola siamo usciti tutti separati. Allora, io e Sara abbiamo dormito insieme nello stesso hotel. Cos'è successo? Che io quella sera ero veramente disperata perché Ruben aveva interpretato male le mie frasi. Insomma, io lì ero veramente attaccata dal web, ero veramente in una situazione brutta. Sara, invece, quella sera lì era molto felice per la sua performance televisiva e in quell'occasione, secondo me, lei non mi è stata veramente vicina. Quello che voglio farvi capire è che non è l'unica, è proprio un mondo di merda così dove si è amici per convenienza, si esce con quello solo perché hai follower. Ragazzi, dovete togliere il seguito a quelle persone, donne e uomini, soprattutto di 30-35 anni, che nella loro vita non hanno mai né lavorato né studiato e che stanno tutto il giorno lì a prendervi per il culo. Sembrano tutte le fatine nella Valle Incantata, ma sono una peggio dell'altra. Delle falsone, si vendono per ciò che non sono. Detto ciò, io mi auguro che Sara stia bene, perché ragazzi, è una ragazza giovane, se davvero le dovesse succedere qualcosa ce l'abbiamo poi tutti sulla coscienza. Non è mai bello quello che sto leggendo nel web, addirittura minacce di morte. Le auguro soprattutto che duri con questo nuovo ragazzo, che si rifaccia una vita a Torino e ho saputo anche che si è iscritta all'università lì. Mi auguro questa volta per davvero, non come raccontava Temptation Island che faceva medicina, ma che inizi veramente a studiare e spero veramente che lei possa star bene. Vi auguro buona giornata.